ragazzi, e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Planet Coaster, stiamo per affrontare la terza sfida dei tesori sepolti di Capitan Mascella, il covo dei pirati. Pete, gamba di legno, pirata in pensione, neo imprenditore, si trova in grosse difficoltà, il suo parco incompleto e sommerso di debiti è un disastro. Se solo ricordassi dove ha sepolto il suo tesoro, era qui da qualche parte, afferro il timone e inverti la rotta prima che questa nave si capovolga. E qui dobbiamo cercare un tesoro, ragazzi? Vabbè. Iniziamo ragazzi, ma prima ancora di iniziare, mi raccomando, lasciate like al video, così a prescindere, a fiducia. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati, e così mi aiutate a crescere. È gratis, il tasto è rosso ed è in basso a destra. Dai, è che si va? Ah, se siete da PlayStation invece il tasto lo trovate se premete il tasto direzionale giù. Quindi, anche per chi mi segue da console. Allora. Sta caricando. Eccoci qua. Vabbè, qua ci ridice le stesse cose. Povero Pete, gamba di legno. Questo posto aveva un grande potenziale. Forse non è portato per la gestione di parchi. In compenso era portato verso le sparizioni. Nello specifico circa metà dei suoi documenti finanziari. Eh sì. Se le sue navi avessero tante falle misteriose quanto i suoi libri contabili, sarebbero già in fondo all'oceano. Se soltanto riuscisse a ricordare dove ha sepolto il suo tesoro. Ci vorrà qualcosa di più di una manciata di dobloni per ripescare questo relitto. Secondo me, ragazzi, trova in queste zone qui, potrebbe esserci una caverna. Perché nel sandbox ho visto un tesoro che costava tipo 10.000 o qualcosa di simile. Fatemi vedere, raga, prima ancora di andare avanti. Allora, qua in questa caverna non c'è niente, c'è il percorso. Qui invece nada, ci sono solo impalcature. Mi faccio il giro, raga. Qua? No, non sembra. Qui c'è una piccola cavernina, ma non è quella. Allora. Comunque, ragazzi, le sfide sono: ottieni un profitto di 1000 dollari al mese, e attualmente siamo a meno 69, quindi bene così. Attira 600 visitatori e costruisci una montagna russa, come diciamo livello medio, profitto di 2000 dollari. Salda tutti i prestiti e ottiene un profitto di mensile di 4000. Perché abbiamo prestiti? Scusate un attimo. Ah! Abbiamo quasi 11.000 crediti da restituire. Vabbè. E forse perciò non... Aspe. Trovato. Quant'è che mi dà? Scrigno del tesoro dorato. Mi ha dato quasi 9.000. Questo? No, questo non valeva un cazzo, però... allora l'abbiamo trovato il tesoro. Benissimo. Pete, abbiamo trovato il tuo tesoro, non si preoccupi. Vediamo se c'è qualcos'altro in giro, che sto posto mi sembra abbastanza interessante. No, non c'è un cazzo. Allora, interrompiamo un attimo il tempo, ragazzi, e saldiamo il prestito a questo punto. No, ho sbagliato io. Visto che ci siamo, ce lo togliamo di torno. Salda prestito, tiè. Ci ha dato già l'obiettivo oro. Bene, salda tutti i prestiti, grande. Abbiamo attualmente meno 192, cazzo. Dobbiamo costruire urgentemente un'attrazione. Ma prima vediamo cosa c'è in questo parco. Attrazione negozi. Attrazione ne abbiamo una sola. Montagna russa incompleta. Ah, bene. Quindi suppongo che la dovremo completare noi. Ok. E questa però non ci dà un costo mensile, giusto? Voglio sperare. E poi negozi e strutture. Questi ci stanno inchiappettando per bene. Allora, innanzitutto, l'edificio staff, ragazzi, come al solito. Ah, questo era già da 4, però lo mettiamo da 10, che male non fa. E sala comune, così si riposano più velocemente. Tanto soldini, qualcosina ne abbiamo al momento.
Per quanto riguarda i negozi, abbiamo Cosmic Cow e Chief Beef che non ci fruttano niente. In realtà nessun negozio ci frutta nulla. E quindi direi di aumentare, come ci ha insegnato Cinzia, come cazzo si chiama lei, i prezzi di 50 centesimi l'uno e vediamo come va. Invece l'altro negozio qual era? Toilette. Ah, la toilette la mettiamo a pagamento. Ci sono due toilette, quindi la mettiamo a pagamento. Per fortuna la toilette... è visto, è gratis. No, col cazzo. Un euro se vuoi fare la cacchina. Ah, aspetta. Cacchio. Qual era questa? Statistiche edificio. Aspetta. Eccoci qua, ok. Prezzo... 0, sincronizzazione stessi, perfetto. Ok, allora adesso le toilette hanno un guadagno, il bancomat anche, dobbiamo metterlo a pagamento. Sul bancomat gli mettiamo una commissione sempre da un dollaro. Tiè, te lo piazzo pure a tutto il resto delle strutture. Costruiamo la prima attrazione, ragazzi. Andrei a costruirla proprio qua, che è proprio vicinissima all'ingresso. Questo è l'ingresso del parco. E lo so che la montagna russa incompleta è ancora incompleta. Si chiama così per un motivo. Ah, qua dobbiamo eliminare tutto. Va bene. Però questi li lascerei, che magari fanno molto piratesco. Allora, onestamente questa parte... Levami sti alberi qua. Ah, leviamo anche questi. La pietra. Poi ragazzi, sì, risistemiamo tutto. Io onestamente costruirei prima un percorso. No, è questo, perfetto. Che cos'è? 6 metri? Sì. Togliamo gli angoli fissi. Bloccato? Perché? Perché è bloccato? Ah, vedete, qua c'è il limite. Cazzo, raga, però potevano pure sistemare in maniera un po' migliore il limite del parco. E che cacchio, cioè non si vede però. Ok, allora, eliminiamo anche questi. Che so soldi comunque che ci dà indietro. Olè. Bisogna essere precisi. Ok, allora questo parco è abbastanza gradevole. Allora abbiamo 4.000 dollari. Io inizierei a montare qualcosa che ci dia un bel guadagno. Questa sì, è a tema, è una nave e va avanti e dietro praticamente. Però, ragazzi, cioè, è troppo scrausa, non ci viene nessuno. Piuttosto costruiamo Roctopus. O Magic Twirl. In realtà, se la nave la costruiamo subito, forse ci dà un bel vantaggio. Dai, costruiamola qui, proprio all'ingresso del parco. L'ingresso ce lo piazziamo qui, l'uscita qua. Ok, tac. Abbiamo un ufficio informazioni, non ho controllato, ragazzi. Ricordatemi dopo che lo dovrò fare. Facciamoci una bella coda a sto galeone. Ok, da qua facciamo il salto alla coda e da qua la gente entra. Per quanto riguarda invece l'uscita, tac. Classica uscita a cono. Allora, ovviamente ci dà zero come profitto, anzi ci dà qualcosina in meno anche. Attiva il pass, salta la coda. Lo facciamo entrare da qua e lo facciamo uscire da qua. Olè, giustizia è fatta. Allora, per quanto riguarda l'ufficio informazioni, ne abbiamo uno? Edificio staff, banco, ma toilette... No, non ne abbiamo uno, quindi costruiamo un ufficio informazioni perché in questo modo ci dà più dindini.
Attiviamo il tema scenario per i pirati. Eccoci qua. Allora, negozi. No, aspettate, bagni ce l'abbiamo. No, sto sbagliando. Eccolo qua, l'ufficio informazioni. Non ne abbiamo? Ah! Non abbiamo l'ufficio informazioni. E se facciamo ricerca. Cazzo, abbiamo finito i soldi già? Porca puttana. E no, a questo punto direi di aprire direttamente questa trazione e vedere un po' il guadagno che ci fa avere. Tiè. Dobbiamo mettere qualche cosa di scenario, raga, perché sennò non viene nessuno. Allora, aspettate. Allora, impostazioni avanzate, come al solito, pieno carico e senza tempo d'attesa minima. Come scenario, speriamo che possiamo piazzargli qualche cosa. Tema scenario, pirati, eccolo qua. Forse è stato un errore ripagare subito il prestito. Quanto costa questo? 180, abbiamo 1.300. Questo 55, dai, direi di montargli innanzitutto questa. Un bel ingresso fa sempre comodo, olè. Quanto è andata? 8%, non è aumentato un cazzo. Vabbè. Ta ta ta. 220 i pirati, 89 la statua, carico pirati, dai, mettiamo questo. Ok, poi ci mettiamo un accampamento qui. Tac. Siamo al 35. Raga, ste cose non aumentano mai, porco Giuda. E mettiamoci anche il tesoro qua, va. Oppela. Questo ci dovrebbe dare un bello spunto, infatti. Abbiamo 900 crediti. Mettiamo carico pirata, che questo è pure animato, quindi dovrebbe far aumentare un tantinello di più il prestigio, infatti così è, dai, direi che possiamo andare avanti. Ah, raga, mettiamo il parco a pagamento, l'entrata. Facciamo poco poco proprio e mettiamo, dai, 3 dollari. I bambini entrano gratis, si passa, salta coda, per ora non lo possiamo impostare perché giustamente non c'è nulla. Acceleriamo. Acceleriamo un attimo. Facciamo nascondi a questa. Vedete che adesso vanno tutti da qua. Costruiamoci un'altra roba. Giusto per farla andare al 100%. Giusto. Eccola qua, la barchetta. Tac. Olè. Ho sentito, ragazzi, che comunque il fatto che si può compenetrare qualsiasi cosa è voluto, così da lasciarci un po' di libertà in questo senso. Eccoci qua, arrivano i primi avventori, i primi. Forse l'entrata andava messa qua, ma vabbè. I primi contribuenti, e infatti vedete che stiamo già guadagnando qualcosina. Abbiamo un profitto di 35 dollari al mese. Eh no, sta aumentando, sta aumentando. Ah, questa non ve l'ho fatta mai vedere. Vabbè, la riprendiamo dal giro successivo. È molto semplice in realtà come attrazioni, ragazzi. Guarda là che coda che si crea adesso. Ok. Tutti fuori. Prossimo round. Ce la vediamo, ragazzi. Non pagherò così tanto per Victory 2. Cioè, già te l'ho messa a 5 dollari. Che cazzo? Meno di 5 dollari. Tra l'altro il 27%, quindi vabbè, mettiamola a 4,50 dollari, che vedevo di. Allora, saliamo sulla nave. Forse in questo caso mettere qualcosina in più, perché l'oceanario è l'87%, potrebbe garantirci un guadagno migliore. Nascondi il pannello, vai, manda avanti un po', così facciamo entrare i cristiani. Ah, entrano dall'altra parte, scusate, stavo inquadrando dalla parte sbagliata. Col tramonto addirittura, attenzione. Pieno? Si va. Con tanto di musica. Belle comunque queste cose al buio.
Io direi di spostarci, perché così si fa. Alla fila, all'ultima fila, quella proprio sopra sopra. Eccoci qua. Madonna, verticale. Come cingola, tra l'altro. È normale, scusate, manutentori. Vabbè, avete capito comunque com'è la trazione. Vabbè, quello è in pausa. Onestamente, ragazzi, vorrei vedere lo staff come siamo messi. Serve i clienti, voglio lavorare di più, una pausa non mi dispiacerebbe. Non è mortale. Raga, aspettate, stanno arrivando le persone. Allora, abbiamo un tecnico e due spazzini. Perfetto, perfetto. I due spazzini comunque sono lontani, sono in pausa entrambi. Io direi comunque di sistemare qualche cestino qua e là dei rifiuti. Aspetta un attimo che mettiamo i filtri. Tema scenario, pirati. Olè, eccolo qua il cestino. No, che cazzo ho selezionato? Coltellacci, no, non mi servono. No, infatti non c'è neanche un cestino, cazzo. No, ci sono, come non detto. Ci sono i cestini in punti strategici. Però i veri punti strategici sono vicino ai bagni e vicino ai negozi. Quindi ce li piazziamo un po' di più. Questo è l'ingresso, va bene così. Vicino ai negozi, per esempio, vedete che ce n'è solo uno. In realtà bisognerebbe metterne un tantinello di più, di uno. Ecco, già 5 o 6 vanno bene. Abbiamo 1300 dollari, ragazzi, che possiamo usare per costruire un'altra trazione, eventualmente. Sempre che se ce la facciamo. Olè. Ecco, vedete che abbiamo abbassato i prezzi e la gente va a frotte proprio. Sì, vedi? Vedi? Però se ci sistemiamo qualche altra cosa di scenario, forse è meglio. Forse è meglio. Mettiamoci una bella statua, va. Che non c'entra un cazzo, in realtà, va bene. Carico pirata 1 l'avevamo già messo. Dai, mettiamoci in altro accampamento. All'amicizia, proprio. Ok, va un pochino nella strada, però questo dovrebbe garantirci... 99, dai, sta bene, sta bene. Allora, qua ci dà ancora profitto mensile di meno 13, però in realtà, boh, io vedo che stiamo guadagnando. Non lo so, non lo so. L'altra cosa che dobbiamo costruire è questo Wild Blue, che abbiamo visto l'altra volta, ci dà un sacco di soldi, ma proprio tantissimi. La trazione è contracciato, non abbiamo scovato nulla. Io onestamente aspetterei prima di costruire qualcos'altro, almeno il tempo di metterci qualcosina da parte. Poi magari andiamo a costruire l'altra trazione, anche perché con sti soldi non possiamo costruire sostanzialmente nulla. Forse solo il carosello o la giostra delle tazzine. Allora ragazzi, scusate, riprendo un attimo la linea. Come vedete, adesso la gente pensa che questa trazione sia economica e quindi la possiamo alzare di prezzo. Mettiamola a $6.50. Perché ovviamente, avendo aumentato la bellezza della coda, la gente è più propensa ad andarci, a spendere qualcosina in più, come ci raccontava la buona Cynthia. E quindi adesso possiamo aumentare un po' il prezzo. Vedete che comunque il nostro profitto resta su meno 175. Mi chiedo il perché, perché comunque la giostra guadagna e le altre strutture pure. Non lo so, non lo so, ragazzi. Allora, negozio e biglietti, attrazione e biglietti, stiamo a posto. Costi esercizi animali, non lo so che cosa significa gli animali. I negozi ci costano tanto, cazzo. Negozi e strutture, vendita camera hotel. Boh, scusate, eh. Cioè, Chief Beef ci costa un botto di soldi, cazzo. E... scusi, aumenta i prezzi. Che vuoto, tra l'altro. Cioè, non ci va nessuno, poverino. Ok, ci va qualcuno. Vediamo se comprano. Sì.
Comprano, comprano. Come si chiama il venditore, ragazzi? Che magari lo formiamo. E dai, selezionamelo. Tacci tua. E niente. Non ce lo seleziono. Ah, eccolo, Antoine Newman. Allora, io direi di mandarlo in formazione. Tirocinante, no, va in formazione, perché questo ha bisogno di vendere, raga. Adesso lascerà il lavoro e andrà a fare tirocinio. Oh, zio. E allora? In attesa di clienti da servire. Ho capito, ma ti ho detto di andare a fare formazione. Ah, ok, quando si va a riposare. Questa cosa non la sapevo. Pensavo che ci andassero subito. Va bene. Ok, allora ragazzi, riprendiamo un attimo la linea, perché costruiamo, finiamo di costruire la montagna russa. Allora, direi che questa altezza può anche andar bene. Facciamo un altro click. Che dite? Fondi insufficienti. Evviva sto cazzo. E niente. Purtroppo, raga, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Ok, ragazzi, allora. Allora. Bilanciamento inclinazione. Che significa? Passare l'opzionale. No, no, no. Leva tutta sta roba che ci costa di più. No, volevo fare una breve discesa, ma non ce la fa, a quanto pare. Eh no, non ce la fa. Dobbiamo farla dritta, dobbiamo farla proprio drittissima. Il problema è che se la facciamo dritta, ovviamente non accelera, e quindi dobbiamo metterci delle gommine in amicizia. Ok, così dovrebbe andare. E poi la facciamo in salita. Non ci troviamo, non combacia. Così. Ok, e poi la tiriamo su. Madonna, che brutta. Tracciato non posso... E te credo. Scusi, eh. Allo, calma. La velocità 2 metri al secondo, la mettiamo a 3. Raga, a sto punto annulliamo queste. Tanto non hanno senso. So che magari non riusciremo a finirla, raga. Perché mi ha tolto la modifica? Mannaggia. Magari, dicevo, non riusciremo a finirla, però almeno la iniziamo, è già qualcosa. È già qualcosa. Allora, qua gli sistemiamo il binario normale e poi gli facciamo la salita. Tiè. Ripidissima, ovviamente. Perché più è ripida, meno binari utilizziamo. Ok. Adesso, binario normale. Aspetta. Lo curviamo un attimo. La facciamo passare là sotto proprio. Tac. 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 Fondi insufficienti. Perfetto, finito il gioco. Allora ragazzi, con non poco affanno sono riuscito a costruire la montagna russa. Vediamo se va bene. Allora vi spiego un po' come funziona. Qua, vabbè, l'abbiamo già vista. Ci sono le rotelline che ci spingono fin qui, e poi da qua inizia la catena.
Poi si sale su, la catena, cazzo, finisce, ci sono delle altre rotelline che ci spingono per un altro po' per creare la suspense e poi ci spinge giù la discesa. Passiamo qua in mezzo, la discesa poi diventa salita e che cazzo, tenendo però la curva. E poi la curva si addrizza, gira dall'altra parte, altra discesa, sempre curvando, salita, poi discesa nuovamente, salitone, qua non so se ce la faremo onestamente, e poi giro della morte con annessa curva finale e arrivo, vediamo come va. Toh. Vabbè, la prima parte ce la saltiamo perché va abbastanza lenta. No, dai, vediamocela tutta. Vediamocela tutta. Secondo me la parte finale non va troppo bene con quel loop, perché è un loop verso l'esterno, tra l'altro. Forse dovrei aumentare la velocità della catena. Troppo lenta. Qua guardate l'eccitazione sale. La nausea per ora è al minimo. Aumenterà ma non di tanto. Dagli hotspot della mappa vedevo che non aumenta più di tanto la nausea. Olè. E adesso si scende. Vai così. Ecco, la nausea aumenta solo in questo punto perché non l'ho inclinata bene, forse. Altra discesona. Ecco, a questo punto sono proprio incerto se ne vale la pena. Vediamo se ce la fa. Sì, però là non vanno le rotelline, piuttosto vanno i freni. Dai, è andata bene però. Non ho dovuto neanche mettere una ulteriore salita. Dai, non è affatto male. Forse solo quel punto lì. Queste non devono essere così in realtà, perché queste sono... Io volevo creare i freni solo dritto e non inclinato. Ma vaffanculo. Vabbè, niente, gli lasciamo. Se no. No, io voglio questo. E che cazzo? Selezionami sta cosa. Se no, questa la facciamo curvare, scendendo però. Così. Diciamo che è un po' più carino in questo modo. Allora, fammi selezionare sta parte. Il giro della morte finale, lento e fantastico. Dai, direi che la possiamo anche aprire. Come prezzo iniziale io gli metterei un $15, che dite? Quindi, va, facciamo 16, va, vediamo un po'. Che dite, l'aggiustiamo sotto, in quel punto dove era critico? Dovrebbe essere questo qua. Modifica montagna russa. Selezionami sto pezzo. Ce lo facciamo un pochino più dritto. E mi sa che è uguale a prima. Vabbè, lasciamo il mondo come sta, che ci è andata bene. Va bene. Apriamo. Come? In fase di test. Ah, perché gli ho modificato il circuito. Va bene, vai. Tanto ci mette poco a fare il giro, è abbastanza rapido. Volevo fare un giro un po' più arzigogolato, però dovevo sistemarci poi un'altra salita, erano altri soldi che se ne andavano. Olè. Apriamo. Olè! La nostra prima montagna russa è aperta. Adesso aspettiamo che arrivino
I fortunati visitatori che si accingeranno per primi, eccoli qua. Mamma mia, come parlo bene. Si accingeranno per primi a sfruttare la nuova montagna russa, però mettiamo una pausa perché... Perché innanzitutto, il numero delle vetture e dei treni è normale. Impostazioni avanzate, come al solito, solo pieno carico. Olè. Vediamo chi saranno i primi ad arrivare, ma andiamo un po' avanti il tempo. Io vorrei farmi un giro insieme ai personaggi. Sei rincoglionito? No, c'è un bug, forse. Stanno arrivando, si sente, siamo partiti. Nascondimi sta roba. Ci abbiamo una bella bambina accanto a noi. Olè. Oh, attenzione, abbiamo sbloccato un obiettivo. Niente male. Ora che il parco genera un discreto. Due obiettivi addirittura. Forse riuscirai davvero a salvare questo posto dalla rovina. Oh, forse è tempo di pensare a una nuova emozionante montagna rossa. Potresti sfruttare la stazione costruita da Pete. Veramente l'ho già costruita. Vabbè, questi contavano sul fatto. Ma guarda, ah, ok. Che meraviglia. Interrompiamo, sentiamo il dialogo. Se Legno fosse ancora da queste parti, si commuoverebbe. Ma oggi è andato a casa prima. Vabbè, un classico. Allora, perché abbiamo superato due obiettivi con un colpo. Praticamente abbiamo costruito un'attrazione e la montagna russa. Forse lui voleva che costruissimo più attrazioni e la montagna russa alla fine. Vai che si va. Quando alzano le mani sono contenti, ragazzi. Guarda il loop lento. Grande, grandissimo. Va alla grande, va. Che cosa pensano? È un affare, è economica. E ora ti aumento il prezzo, non c'è problema. Mettiamo $17 addirittura. Grande. Allora, prossimo obiettivo: raggiungere un guadagno di 4.000 al mese. E suppongo che lo possiamo fare solo se mettiamo un'altra attrazione. Tra l'altro, guardate, da quando abbiamo costruito la montagna russa, la nave qui, Victory, è un po' calata. Ma credo sia anche normale. Come vi dicevo, ragazzi, una cosa proprio propedeutica, dove andiamo proprio a colpo sicuro, è questo. Solo che non ce lo fa piazzare da nessuna parte, perché? Non ce l'abbiamo i soldi? No, ce li abbiamo, e come? Beh. Cioè, lui avevamo beccato un punticino dove si poteva montare. Ok, la montiamo qua, la monteremo qua. Chi se ne frega. Allora, questa la sistemiamo in orizzontale. Ha dato tutti i debiti del parco, ma hai anche trovato il modo di farlo fruttare. E non poco. Forse non te la cavi poi tanto male. Oh, dai, perché sei tanto avida di complimenti, Cynthia? La nostra recluta dovrebbe esserne sommersa. Ha tirato fuori questo parco dalle secche più deprimenti e l'ha riportato sulla cresta dell'onda. Merita come minimo un oceano di congratulazioni vivissime. Sì, è quello che ho detto. Allora, vabbè ragazzi, anche se abbiamo finito la costruzione di questo parco, non ce ne andiamo senza costruire l'ultima attrazione. E allora... Fatto. Perfetto. Ma perché mi hai costruito sto coso qua? Benissimo. Allora, come coda ovviamente non ci abbiamo un cazzo. E andiamo ad aprire Wild Blue. Ci selezioniamo anche un bello scenario da mettere intorno.
Ci mettiamo la coda dei gambero qua. Un'altra coda dei gambero qua. In realtà è il Kraken, ragazzi, lo so che non è un gambero. E poi ci piazziamo i tizi a sparare. Ah, erano già in direzione, grande. Altri tizi che sparano. Non è importante che siano precisi. Mettiamoci anche qualche pirata, magari, non solo... Dai, si organizzano pirati e giubbe rosse, va. Tiè. Quanto sta? 100%. Lo sapevo, ragazzi. Infallibili, infallibili. Grande, grande così. Viene qualcuno di qua? Per ora no. Vabbè. Sentile le montagne russe come godono. Devo imparare a, diciamo, inclinare il tracciato. Ragazzi, il tracciato si inclina prima della curva. Invece io che cosa ho fatto? Ho fatto prima curvare e poi l'ho inclinato. E questo genera vomito e tutto qua. Va bene, ragazzi, allora noi per questo episodio di Planet Coaster abbiamo finito. Ci vediamo nel prossimo. Ma qua non ci viene nessuno? Aspettate un attimo, raga, che voglio vedere se viene qualcuno a questa giostra. Sì, sì, qualcuno viene. Allora, aspettate, selezioniamo anche qua. Io poi con queste attrazioni ci gioco anche dopo la fine dell'episodio, ragazzi. Infatti il primo parco è arrivato a un'enorme, a una grandezza assurda. C'è gente che torna indietro. Cazzo, mi sa che... Mi dai qualche spunto? Perché questi se ne tornano indietro? È gigantesco in questo momento. Wow. E quindi? C'è la coda lunga montagna russa. Tra l'altro l'ha chiamata montagna russa incompleta. Vabbè, vabbè, ragazzi, allora mi fa troppa paura, ok. Deve prendere un po' di piede Wild Blue, come al solito. Va bene, grazie per aver seguito questo episodio. Noi ci vediamo, come al solito, nel prossimo. Mi raccomando, like, subscribe e attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati. Grazie per avermi seguito, un bacio.